Presidente, ho firmato quest'ordine del giorno sulla toponomastica femminile nel territorio del Municipio 12 nell'ottica di un percorso che abbiamo attivato già diverso tempo fa con la Presidente della Commissione Pari Opportunità, che ringrazio, un percorso di leale e costruttiva collaborazione su temi che consideriamo non solo da un punto di vista formale, ma anche dal punto di vista sostanziale importanti. E soprattutto mi preme sottolineare di questo ordine del giorno, che mi ha convinto a esserne uno dei cofirmatari, e che ha l'obiettivo della programmazione in questo ambito, in particolare della toponomastica femminile, partendo da un dato che è indicato in maniera molto precisa, un dato statistico molto preciso, che è indicato all'interno della mozione, che fa evidentemente osservare quanto le vie dedicate a nomi di donne siano, come dire, molto inferiori rispetto alle vie dedicate invece agli uomini, e avendo noi sviluppato un ragionamento che, come ricorderete, ho portato avanti anche con la famosa mozione sulla Giornata Internazionale delle Donne, e coerentemente con quella che è l'idea del partito che qui rappresento, penso al ministro Mara Carfagni, che nel corso degli anni sui temi delle pari opportunità, sulle conquiste in qualche modo delle donne in campo lavorativo, ma anche in aspetti che possono sembrare meno sostanziali, ma che in realtà lo sono. Ebbene, coerentemente con questo quadro, io credo che questo ordine del giorno vada nella direzione giusta, che non significa, attenzione, mettere da parte i tanti uomini bravi che hanno portato in alto il nome anche di questo municipio e che giustamente hanno visto il riconoscimento di determinati via loro, perché poi sennò si farebbe l'errore al contrario, no? Per essere troppo, passatemi il termine, a favore delle donne, si rischierebbe invece di non valorizzare nel modo giusto gli uomini che, ripeto, hanno fatto bene per questo territorio, dei nomi importanti da un punto di vista intellettuale, storico, politico, e che è giusto che vengano in qualche modo ricordati in una via. Detto questo, però, è giusto in qualche modo dare il rilievo che meritano le tante donne presenti in questo territorio, che io sto conoscendo grazie alle associazioni, grazie ai cittadini che mi raccontano un po' le vicende legate ad alcune donne, e questo ha molto a che fare anche con questo ordine del giorno, che non si limita semplicemente a dire: guardate, c'è un problema legato, quantitativo, legato, statistico, legato al numero di vie di donne inferiori rispetto a quelle di uomini, ma dice anche, partendo da questo dato, potremmo anche sviluppare delle iniziative, mi dica se sbaglio la Presidente della Commissione, delle iniziative che mirano a aumentare la consapevolezza, la conoscenza dei cittadini di questo territorio sulle presenze femminili e anche sulla loro storia, su quello che hanno fatto, sui loro contributi, e che hanno fatto in modo che poi venissero in qualche modo indicati, quantomeno da una certa parte della collettività, come persone degne di ricevere una via in indirizzo, e quelle che invece dovranno essere indicate. Quindi io credo che si attiva in questo modo, con questo ordine del giorno, un percorso virtuoso, ripeto, in linea e coerente con il percorso che stiamo facendo. Quello che mi permetto di dire e di sottolineare, spero, e lo dico veramente con l'onestà intellettuale che spero di portare qui ogni giorno in municipio, spero che ci sia questa volontà di condividere questo tipo di scelta anche quando magari delle idee, delle opportunità, degli atti vengono portati dall'opposizione all'attenzione della maggioranza, perché credo, anzi dalla minoranza all'attenzione della maggioranza, credo che questo sia un lavoro che poi va nell'interesse della collettività. E quindi voterò e ho firmato questo ordine del giorno anche nell'ottica di dire:
ragioniamo togliendoci in qualche modo i vestiti del pregiudizio, del preconcetto, ma guardando alla positività e alla costruttività delle cose che uno vuole portare per migliorare questo territorio. Quindi, giusto questo ordine del giorno sulla toponomastica femminile, l'ho firmato come Forza Italia, lo voterò convintamente e spero si possa attivare un percorso condiviso sul tema delle donne che va a incidere, andrà a incidere su tanti ambiti, come abbiamo detto tante volte. Oggi parliamo di toponomastica, abbiamo parlato di giornata internazionale delle donne, ma significa anche parlare di lavoro, significa anche parlare di inclusione sociale in generale, significa parlare di opportunità per le donne che è giusto che abbiano, ripeto, per i meriti e non per il solo fatto di essere quota femminile o quota rosa. È un concetto molto diverso. Le donne valgono e valgono senza che nessuno debba necessariamente attribuire loro una quota rosa ed è giusto che abbiano i giusti meriti per quello che valgono e per quello che rappresentano per la società. Grazie. Grazie.